Allora, amici di Calciomasso, parliamo un po' di mercato. Diciamo come parli di mercato quando mancano ancora le basi. Vabbè, diciamo insomma, intanto il DS dovrebbe essere stato individuato in Petraghi, anche se ancora non c'è l'annuncio. Speriamo che sia una pratica che si possa risolvere in settimana, contestualmente anche a quella dell'allenatore. Sembrano i profili, ieri sera sembravano essere tre, con Gattuso scelto da Totti. Mihalovic scelto da Petraghi e Fonseca scelto da Baldini. Quando c'è l'unità di pensiero è tutto all'interno della società. Sembrerebbe Gattuso essersi fatto da parte, su di lui c'è anche la Lazio, e quindi restano in ballottaggio Mihalovic o Fonseca. Che poi potrebbe significare anche un mercato diverso, perché magari con Mihajlovic hai un certo tipo di mercato e con Fonseca tutt'altro, con nomi magari che in questo momento nemmeno possiamo immaginare. Quello che possiamo immaginare e che leggiamo in questi giorni sui giornali non è che sia tanto bello, insomma, è un mercato in tono sicuramente minore, dove si cercherà di rivalutare quei giocatori che in questo momento sembrano essersi, cioè non sembrano, se sono svalutati. È un mercato di rivoluzione, un mercato di gente, ovviamente non arriveranno campioni, arriveranno gente che magari ha delle potenzialità da poter sfruttare a piacimento dell'allenatore che siederà sulla panchina. Ho letto dell'esterno albanese Isai, che è stato a Napoli, se ne va scontento da quella piazza e probabilmente ha bisogno di nuovi stimoli. Del resto noi lì abbiamo come alternativa Karsdorp, quindi voglio dire, ha dimostrato in queste 2 stagioni, oltre che problemi fisici, anche problemi comunque tattici non notevoli, direi abbastanza evidenti. E per la porta il nome più gettonato in questo momento è quello di Perin, con il sacrificio di El Shaarawy, perché giustamente l'unico attaccante decente che ha dimostrato il suo valore in questa stagione superando la doppia cifra, lo mandiamo alla Juventus. E facciamoci una domanda, ovviamente: se la Juventus è interessata a El Shaarawy, come dovevamo farci delle domande perché la Juventus scartò Schick alle visite mediche? E noi giustamente subito ci siamo fiondati, come la Juventus ci ha lasciato i turbi, giustamente noi subito ci siamo fondati. Quindi la Juventus è interessata a Shaarawy e noi chiaramente glielo lasciamo prendendo Kiperin, che è un sicuramente, se sta bene è un buon portiere, se sta bene però vabbè, comunque a parte quello, ma sempre anche dato molto della testa calda, però comunque sta benissimo a Roma una testa calda. E poi vabbè, chiaramente ci stanno i rientri di Gerson, no? Giocatore alla Moviola, che sicuramente ha delle buone qualità tecniche e fisiche, ma quello che gli manca secondo me è la velocità di pensiero. Stagione abbastanza altalenante alla Fiorentina. Non lo so, se viene sicuramente sarà un sarà un rincalzo per la panchina. Chi sicuramente non sarà un rincalzo, ma è pronto assolutamente per fare titolare, parlo di Luca Pellegrini con un Kolarov in uscita, molto probabilmente direzione Inter. Perché? Perché giustamente noi andiamo a colmare quella lacuna che ha avuto l'Inter in questa stagione, il non saper sfruttare i tiri piazzati, e quindi giustamente gli lasciamo prendere Kolarov, così risolvono anche questa piccola pecca che avevano. Poi vediamo un po'. Ah, asso, c'è cioè De Vrij, me l'ero dimenticato. De Vrij, che la Sampdoria vorrebbe sotto costo, molto probabilmente rientrerà nella capitale e sarà un attaccante di scorta. Perché poi gli attaccanti su cui invece la Roma vorrebbe puntare di livello un po' superiore, tipo Belotti e Zapata, hanno dei prezzi un po' proibitivi, quantomeno di partenza. Poi non so se sedendoci ad un tavolo se riescono a smussare gli angoli, però credo che siano questi. E poi c'è il pezzo forte, colui che ogni estate cercano di appiopparci, che è Domenico Berardi. Ovviamente le prospettive, sentendo questi nomi, fanno veramente venire la pelle d'oca, accapponare la pelle e fanno prefigurare una Roma che anche il prossimo anno si batterà per un posto in Europa League.
Poi chiaramente il mercato ancora non è iniziato, noi speriamo che innanzitutto la cosa fondamentale è che il DS sia incaricato, poi che venga scelto un allenatore e da lì in poi probabilmente inizieremo a sentire dei nomi più attinenti perché io mi auguro e spero che quantomeno, visto che non verranno campioni, che vengano acquisiti giocatori di valore, nel senso che poi il valore lo scopri a stagione in corso. Giocatori a noi sconosciuti, ai più sconosciuti, che però magari possano dimostrare il loro valore e aumentare il prezzo del cartellino da poter eventualmente rivendere a fine stagione o l'anno dopo, perché questo comunque è quello che ci aspetta a noi. Zaniolo sembra che riusciamo a tenerlo almeno un'altra stagione, probabilmente sarà già stato opzionato, ma un'altra stagione ve la lasciamo per non creare troppe turbative. Cengiz Under molto probabilmente rimarrà anche lui un'altra stagione per consacrarsi effettivamente, perché dopo la buona partenza dello scorso anno, quest'anno effettivamente ha giocato poco e niente, quelle volte che ha giocato non ha reso, per cui serve quantomeno da riqualificarlo per poterlo rivendere bene. Questi sono i ragionamenti che dobbiamo fare in questo momento. È triste, però è così. E prima ci caliamo nella parte e prima superiamo questo periodo nero. Dobbiamo fare quadrato, dobbiamo fare gruppo, dobbiamo riuscire a lavorare al meglio con il materiale umano a disposizione e fare una stagione simil Atalanta per riqualificarci, far aumentare il valore dei calciatori, venderli e comprare quelli buoni. Questo è quello che dobbiamo fare, ma si parte tutto dal gruppo. Lo ripeto, per me l'allenatore di quelli che ho sentito in questo momento in cima alla lista dei desideri c'è Gennaro Gattuso, e non perché sia l'allenatore dei miei sogni, ma perché è quello più funzionale al momento della Roma. Dopo c'è Sinisa Mihajlovic e poi quello che sarà, sarà a questo punto. Scrivetemi sotto il vostro pensiero, ne parliamo, se c'è qualche nome che mi è sfuggito vi chiedo scusa, segnalatemelo sotto, lo commentiamo insieme. Un saluto e sempre, caccio paccio, stasera ci vediamo alla Champions e poi la commentiamo a fine gara.